Senti mister, ti abbiamo visto qui a Padova già dai primi match, per cui hai assistito anche ai match di mercoledì, di giovedì. Hai visto qualcosa di nuovo? Tu curi sempre l'aggiornamento, no? Guardi le partite, hai visto qualcosa di nuovo a livello tattico? Qualcosa che ti è piaciuto nel Gior, nel Crudim, nella Luparense, nel Barcellona? No, solo che bisogna gestire queste power player, perché rischiamo di buttare via la gente dei palacetti, no? Secondo me la UEFA, FIFA faranno qualcosa per regolare questa situazione, che sia veramente attrattiva per il spettacolo e che se use l'uso sia offensivo. Senti, tu sei stato un grande portiere in Spagna, naturalmente un grande allenatore, ma prima un grande portiere. Un giudizio sui portieri che hai visto qui in UEFA Futsal Cup? Naturalmente conosci benissimo Juanjo, Paco Sedano. Un tuo giudizio su Miarelli, ecco, il nostro Miarelli, se la può giocare con questi grandi portieroni? Vediamo se oggi porta le mani, no? Perché avrà bisogno. Parliamo di una squadra che ha un gioco offensivo strepitoso e il nostro Miarelli sarà, oggi ci sono casi. Senti mister, quando ti rivediamo in una panchina italiana? Guarda, non so come andrà il mercato, no? Io ho avuto un problema a casa e non è che mi sono messo tanto per il lavoro, ma adesso solo aspetto una panchina, vediamo dove, sia in Italia meglio, però per me non è un problema, sono riuscito a lavorare anche in Kuwait, allora basta che il posto di lavoro sia digno, dai. Allora in bocca al lupo a mister Julio Fernandez Correa, lo ringraziamo.